dobbiamo spiegare cos'è questa roba. Allora, intanto, miei 19 lettori benvenuti sul fiore di carta. Siamo il Jack e il Tolin e siamo qui per farvi vedere una cosa che non doveva esistere. Allora, introduzione molto breve. Sta di fatto che io, ormai 6 anni fa, ho pubblicato un libro che non doveva esistere, che si chiama Per i cieli di libertà, l'alba e la bambina, edito dal gruppo editore Albatros Il Filo. Allora, sto libro io ho finito di scriverlo che avevo 15 anni, dopodiché ho passato 2 anni praticamente a correggerlo e revisionarlo, l'ho pubblicato che ne avevo 17. Sta di fatto che una volta uscito il libro era quasi decente, nel senso la prima parte era ancora molto infantile, quella di mezzo andava già bene, l'ultima parte era messa a posto. Però sta di fatto che io ho ritrovato la prima versione di questa magnifica opera finita di scrivere quando avevo 15 anni. Ci sono dentro delle cose che voi uomini non potete immaginare, cose tipo i commenti di sto stronzo qui di fianco. Dovete capire che dai 14, 13 ai 17 anni io li ho passati sfottendo il suo libro. Esattamente, e io innamorandomi del suo per motivi che forse prima o poi vi spiegheremo. Ecco, quello che andremo a fare con questa miniserie che intitoleremo Lo scrittore si sfotte è andare a leggere un capitolo alla volta questa opera con tantissime virgolette e quest'altro si commenterà i suoi commenti e ne farà di nuovi. Ah! Perché 2 anni... Dobbiamo fare un avvertimento però. Oddio, cosa? C'è la volgarità. Ah sì, ci saranno... Avevamo 13 anni quando l'abbiamo scritti, cioè avevo 13 anni quando li ho scritti alcuni commenti, quindi... Esatto. Allora, si diceva, cominciamo dalla pagina 1. Abbiamo questo magnifico affresco. È una foto. Sì, è una foto. È la miglior foto che io abbia mai fatto. Una foto sua, tra l'altro vi faccio notare la sgranatura totale della fotocamera da un megapixel e mezzo. Mamma mia. Una foto... palesemente culata, era nel posto giusto al momento giusto e basta. Esattamente, però io mi sono innamorato di questa foto tanto che alla fine è diventata la copertina vera del libro, ve la metterò in sovraimpressione da qualche parte. E anche se il design è molto più figo così come l'avevo fatto io, cioè col titolo in corsivo, vabbè. Andiamo avanti. Qui ci sono dati che coprirò con una foto gigante di un Chevrolet. Pagina 3. Pesce di Berta, la bambina, il libro di Giacomo Solaferra. E poi volevo fare il figo e ci ho messo sto ogni riferimento a luoghi e persone puramente casuale. Ma va. Vabbè. Ma va, davvero. E poi... Anche se non è, già qua c'è la prima menzogna. Perché non in realtà è vero la metà dei personaggi sono basati su persone vere. E poi c'è stata la mia maledizione. Le note a piedi pagina. Allora, cosa c'è scritto qui? Gli indici numerici si trovano sopra determinate parole, come scritto tra l'altro, rimandano all'appendice in fondo al libro. Allora io faccio vedere. Fondo al libro, questo all'indice, ci sono ben 36 note del tutto inutili e superflue che appesantiscono e basta e soprattutto fanno cagare, ma ve le andrò a leggere per un ordine di trama. Questo è come l'introduzione di Don Quixote di Cervantes. Perché non l'ho letto. Un grande libro si vede dal numero di note che ha sul fondo, però tutto è... Bella, capitolo 1. Allora, qui ci hai messo pochi commenti, stranamente, solo uno sul fondo, perché questa prima ma parte... Ma perché era abbastanza buono il capitolo 1, a dir la verità, non era così tant'è male. Vero che nella versione finale l'ho riscritto da capo. Ora è 23:45, data 17... gennaio 2139, operazione martello incudine. Il terzo battaglione aereo della WPF, World Protection Force, volava silenziosamente su Mosca, reso ormai un cumulo di ossa e detriti dai continui attacchi. 3 second, con quale pronuncia. Il messaggio correva attraverso le linee di comunicazione dell'aviazione attaccante con la stessa foga con cui i cittadini moscoviti, quanto è bello dire moscoviti, si accingevano a raggiungere i fili. Ecco, con cui Tovarich si accingevano a raggiungere i rifugi al coperto costruiti diversi anni prima all'inizio della pazzia. One second. Morte. Con la precisione che si ottiene solo grazie a infiniti... Non dirla con più tempo. Vabbè. Marte! Okay. Ma... Punto a capo è Marte, punto. I 200 aerei militari sganciarono bombe al nitrometazolo, acido micidiale scoperto da Pierre...
punto a capo sangue, punto a capo. La prima esplosione si verificò nella piazza centrale a battere la statua del capo rivoltoso al Sever d'Altraien, che tanto lungo aveva vegliato sulla città con la sua aria esperta, ora impressa nel granito dei ricordi dei monumenti. Aria esperta che ti batte la battaglia per la terra in mezzo a due leggendo Topolino. Art Attack, come fa un segnalibro a forma di bruco. Punto a capo. Capolore! Punto a capo. Mentre le prime case si scioglievano e crollavano, tremendi urli squarciavano la quiete della sera russa, così tetra e allo stesso tempo viva sotto l'intenso bombardamento del Dipartimento di Protezione Globale. Punto, punto a capo. Capo, silenzio, punto ah, a capo. Ah, questo lo dici così, ma che oh, e qui compare il nostro grande protagonista. Il nostro eroe! Yeah! Imparerete ad odiarlo assieme a me. Carl, un ragazzo di media statura di 27 anni, dai capelli castani ribelli e dagli occhi verdi, correva verso il rifugio AG-97 nel settore sud-ovest della città quando sentì il gemito di una nuova vita. Subito il giovane si voltò verso una villa grande e maestosa, colorata del rosso del fuoco, che si trovava in via Putin. Brillava come una torcia in quel freddo gennaio della steppa, che non è la steppa, sono in mezzo a Mosca, non è la steppa, mentre le colonne si piegavano e le prime macerie crollavano a terra con boati assordanti infrangendosi sull'asfalto e sul marmo dell'entrata. Sfondando la porta a spallate, porta che stava andando a fuoco, mi avevi fatto presente una volta, seguendo i gemiti, corso oltre i detriti cadenti del... Cos'è il nitrometazolo? Spieghiamo cos'è il nitrometazolo. È vero, strano che non c'era. È la sostanza più potente di tutta la Terra, che nessuno usa mai perché è troppo potente. No. Dilla bene, è l'arma con cui i cattivi hanno conquistato il mondo e tramite cui tengono sotto scacco i buoni, che non viene mai usata. Cioè, un'arma talmente potente che usano solamente i cattivi perché sono cattivi. No, ma non sono. Ma che i buoni non usano perché non sono cattivi. No, ma quella cosa poi ho tentato di metterci una pezza nel terzo libro, guarda, è successo un casino. Se dobbiamo leggere 3000 pagine per riuscire a mettere una pezza... Sì, effettivamente. Seguendo i gemiti, corso oltre i detriti cadenti della dimora, attraversando un corridoio lungo e circolare che si sviluppava sulla destra, raggiunse una... Perché è un eroe? Perché è un eroe? Lui entra nelle case infuocate perché sente i gemiti, perché è un eroe? Raggiunse una camionetta rosa presidiata dal peluche di un orsetto. Anche se aveva già salvato. No, beh, poi questa. Anche se aveva già salvato qualcuno dal crollo di una casa. Perché lui, come hobby, salva le persone. Perché è un eroe! Perché lui è un eroe. Non aveva mai visto qualcosa di così drammatico. La madre e il padre della piccola giacevano a terra, sotterrati da macerie e senza i volti sciolti dall'acido. Questo mi piace. Questa è la scrittura che mi piace. I loro vestiti erano macchiati di sangue e parevano forati in più punti. Quanto è brutto forati. Inciampando tra i detriti raggiunse la bambina adagiata sul lettino, la prese con sé. Che nessuno sapeva ci fosse fino a quel momento e tu hai descritto così come dire sì, c'è. Ah, già, la prese con sé e corse verso l'uscita perdifiato prima che l'edificio crollasse su se stesso. Punto. A capo, dillo tu. La fine. Punto. A capo. Ormai gli aerei si allontanavano verso Berlino. Berlino strano. Perché sono i cattivi stanno a Berlino. Quartier generale della... dove avrebbero fatto rapporto i piloti sarebbero stati premiati per aver ucciso centinaia di persone senza alcun ritegno e senza aver dato loro la possibilità di difendersi. In realtà non è il VMG, il super cattivo, è il sesto Reich. Allora, qui c'è questo simpatico simbolo, è un asterisco. Allora, è un per. No, non è un per, ma bisogna spiegare com'è. Nei miei primi libri, io quando faccio uno stacco di una riga è perché si cambia scena ma si mantengono gli stessi personaggi. Quando invece c'è l'asterisco, si cambia scena e si cambiano personaggi. E si diceva, quindi di fatti è sbagliato questo asterisco perché si cambia scena ma i personaggi sono gli stessi. Vabbè. Ah, e poi c'è questa cosa bellissima. Allora, sono appena scompati al bombardamento... Come si staranno allontanando dalla città? Si era fatto tardi, appena fuori dalla città le persone in viaggio erano molte. Erano usciti dai rifugi e si stavano dirigendo verso il campo alleato più vicino. Di lì sarebbero partiti su dei camion per Liberta, la città dove la forza ribelle aveva la sua base. Liberta, la città delle lucciole. E lascio intendere a voi cosa volete intendere. Avrebbe volentieri usato un aereo, ma ora che il VMG, il governo mondiale, specificamolo, il sesto Reich. Esatto, aveva sotto controllo la zona, non pareva la scelta migliore. Carl camminava insieme a un gruppo di persone molto più vecchie di lui, che però erano in perfetto... Che cazzo ha scritto? Perché? Che però... Stavano provando con lui? Lui la...
o lui voleva provarci con loro, che era, però, era fisicamente attratto, per quello l'ha capito. Che però erano in perfetta forma fisica, per via degli allenamenti obbligatori che avevano dovuto sostenere per non rimanere vittime dei continui bombardamenti. Giustamente, perché una delle cose che ti fanno fare quando sei in una città con il rischio di bombardamento è avere l'ABS, avere praticamente infatti si la tartaruga sulla pancia. Da quei vegliardi c'era un ragazzino, tant'è vero che ha circondato la persona più vecchia di lui, c'era un ragazzino che divorziava a malapena 16 anni. Questo significa che ha 16 attenzione, anni. Attenzione, che qui rasentiamo l'epico. Esatto. Era alto e molto snello, anche troppo, i capelli neri e corti, gli occhi marroni e un atteggiamento allegro e cordiale. Allegro e cordiale. Vedete poi com'è dopo l'allegro e cordiale. È una fine del culo, non è un atteggiamento allegro e cordiale. L'approccio. Ciao, come ti chiami? Domandò Pedobert avvicinandosi. Vuoi una caramella? Esatto. Il fatto che il giovane sapesse il francese, specifichiamolo, e lui usa il francese a prescindere, lingua del ragazzo, gli fu d'aiuto per capire cosa stesse dicendo. Io mi chiamo Karl Trasolnovic. Tu? Ti prego per un... François Ernest. E vorrei far specificare che l'accento è sulla I. Non è Kevin. Ah, giusto, Kevin, non è Kevin. Perché lui è francese, quindi è Kevin. Questo libro per gli accenti è un fallimento. È un fallimento. Ecco. È per i cieli di libertà e non per i cieli di libertà, come gliel'hanno scritto per la prima volta i tipi dell'Albatros e Filo Rosso. E vorrei specificare che anche al concorso internazionale Kevin, la Giara me l'hanno chiamato per i cieli di libertà. Allora, mi chiamo Kevin François Ernest. Che nome è strano. Mi ricorda una persona famosa così a caso proprio, eh? E questo qui dal nulla. Ho perso i miei genitori naturali appena nato. E quindi non avevo un nome. Un giorno, passando davanti alla chiesa del mio paese, vidi che erano affissi i manifesti che annunciavano la futura impiccagione di un ribelle. Beh, capite che era un ragazzo allegro e cordiale. Esatto. E le prime cose che sapete è che ha perso i genitori. All'epoca ero allevato da una famiglia della Normandia che aiutava l'opposizione. Appunto, perché i francesi contro il Sesto Reich. E per questo che mi sono scelto questo strano ma potente nome, quello di chi aveva fatto formare le forze imperiali, facciamo l'impero, perché è il Sesto Reich, ma è anche l'impero galattico, per 5 anni. E qui c'è finalmente la prima nota. Kevin François Ernest fu uno dei più importanti capi evoluzionisti dell'Ovest Europa e uno dei tre fondatori del movimento. Capisco, ma quindi, come mai sei qui a vagare, qui con noi a vagare senza meta? Qualche settimana fa sono arrivato a Mosca. No! C'è un'altra nota! Qualche settimana fa sono arrivato a Mosca con un aereo per rifugiarmi dagli unionisti. Allora, gli unionisti sono coloro che fanno parte del WMG, World Master Government. Il governo che comprende quasi tutto il mondo. Come l'ho scritto? Il governo che comprende quasi tutto il mondo e che con il tempo è diventato una dittatura. Ora è noto come. No, non è noto mai come l'impero, perché nessuno lo chiama l'impero, ma negli atti ufficiali è chiamato con il suo nome originale, in quanto l'appellativo è usato puramente a scopo dispregiativo nelle prime 120 pagine, poi se lo scordano tutti. Capisco, ma come mai si vede gli unionisti? Allora, quindi sono arrivato a Mosca qualche settimana fa con un aereo per rifugiarmi gli unionisti che cercavano i ribelli a Parigi, dove mi hanno trasferito con i miei, a quanto pare ho scelto il momento. Non ho scelto il momento migliore. Certo. Facciamo una cosa, te parla come Carla, io parlo come. Vai, questa battuta è tua. Come mai dici io? I tuoi non sono venuti con te. L'altro rimase. No, perché lo odiavano. Non hanno ancora capito che lo odiavano. Ma no. L'hanno mandato a Mosca sapendo che ci fosse il bombardamento. Proprio perché lo odiavano. Volevano morisse lì. L'altro rimase in silenzio. Battuta di nuovo tua. No, sono morti durante un blitz, non è vero? Sei perspicace, pur non sembrando tanto sveglio. Giustamente uno che ha perso i genitori per la seconda volta. E risponde, sei perspicace! E soprattutto ricordiamoci che lui è allegro e gioviale. Calmati, non volevo farti infuriare. Scusa. Questi dialoghi. No, aspetta, scusa, virgola di nuovo, ma sono ancora sotto shock. Ah, ti capisco, anch'io ho perso i genitori poco tempo fa. Dici sul serio, o tenti solo di consolarmi? Ma certo che dico sul serio. Era la notte di Natale, senti! Stavamo pregando in chiesa! Fu allora che una bomba colpì la navata centrale, spargendo acido ovunque. Perché acido. Loro mi fecero scudo con i loro corpi. Ci sono tanti cliché.
Bruttissimo. 40 cliché in tre righe. Mi dispiace, disse l'altro. E anche a me, grazie al cazzo. Cioè, scusa, sussurrò Carl, anche a me. Passano il resto del viaggio a parlare di come ormai il WMG stesse rendendo impossibile la vita. Perché dopo che hai detto i tuoi genitori sono morti due volte. Cioè, che due paia di genitori ti sono morti. Parli di politica contemporanea. Ah, sì, giusto, per questo. Certo, quando spicca il capello, torna a casa e scappa il nitrometazolo. Cosa? È un detto locale. Passano adesso il viaggio a parlare di come ormai il WMG sta rendendo impossibile la vita e di come i capi ribelli non si muovessero a prendere una decisione. Anche se giovane, che Kevin François Ernest aveva capito molto bene. Aveva capito molto bene la dura situazione del paese. Dopo due giorni di cammino e quattro di camion, arrivarono a Budapest. Arrivati a Libertà. A Libertà. Quartier generale del Revolution, ovvero dell'Organizzazione per la Libertà della Terra.